cercando ricette con il tuo ortaggio estivo preferito? Bene, sei nel posto giusto perché oggi cuciniamo ben 3 ricette di zucchine ripiene, una più buona dell'altra, formidabili succose, veramente le più buone che tu abbia mai mangiato. Bentornati sul nostro canale, io sono Diana e prima di tutto vi invito a rimanere fino alla fine del video perché le ricette di oggi sono veramente spaziali. Se non siete iscritti al nostro canale fatelo subito perché in questo modo ci date una mano a crescere e ci supportate, lasciateci anche un mi piace e ora possiamo cucinare. Per la prima versione ho scelto di preparare le zucchine tonde ripiene di riso e olive. Per prima cosa prendiamo 3 zucchine tonde e dopo averle lavate rimuoviamo la parte superiore. Non la buttiamo perché la utilizzeremo più avanti. Ora con uno scavino rimuoviamo la polpa delle zucchine, ma potete anche usare un cucchiaino se non avete questo attrezzo. Mettiamo le zucchine vuote da parte e tritiamo finemente la polpa. La mettiamo da parte in una ciotola, dopodiché tagliamo finemente uno scalogno, ma va bene anche un altro tipo di cipolla, rossa o bianca, scegliete quella che preferite. Ora prendiamo una carota e dopo averla lavata e sbucciata, la grattugiamo sui fori più larghi della grattugia. Tagliamo anche 70 g di olive verdi a pezzetti. Ora scaldiamo una padella con un filo d'olio d'oliva e facciamo saltare per qualche minuto lo scalogno, la carota e le olive. Aggiungiamo anche un goccio d'acqua. Dopodiché uniamo anche la polpa delle zucchine. Mescoliamo il tutto e facciamo cuocere per 2 minuti. Dopo 2 minuti circa uniamo anche 80 g di riso basmati dopo averlo sciacquato. Aggiungiamo anche un bicchiere d'acqua, del sale, e della curcuma, circa mezzo cucchiaino, ma qui potete utilizzare le spezie che preferite. Copriamo e cuociamo per circa 10 minuti. Una volta pronto, condiamo le zucchine con un pizzico di sale e un filo d'olio. Dopodiché le possiamo riempire con il nostro ripieno. Se volete potete tranquillamente sostituire il riso basmati con qualsiasi altro tipo di riso che preferite. Mettiamo le zucchine ripiene su una teglia ricoperta con carta da forno. E le cuociamo nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 35 minuti. Una volta pronte possiamo gustarle subito ancora calde oppure sono ottime anche fredde e sono davvero perfette anche da portare in spiaggia. Piaceranno a tutta la famiglia. Ora prepariamo delle barchette di zucchine con fagioli, peperoni e tacchino, una delizia. Per prima cosa prendiamo 2 zucchine grandi e dopo averle lavate rimuoviamo la punta e le tagliamo a metà.
Ora con uno scavino rimuoviamo la polpa delle zucchine e la mettiamo da parte. Tagliamo a pezzetti mezzo peperone rosso o anche giallo, va benissimo. Al posto del peperone potete usare un qualsiasi altro ortaggio che vi piace. E tagliamo finemente anche uno spicchio d'aglio. Scaldiamo una padella con un filo d'olio d'oliva e facciamo saltare per qualche minuto il peperone e lo spicchio d'aglio. Aggiungiamo anche un goccio d'acqua. Dopodiché tagliamo finemente la polpa delle zucchine e la uniamo insieme al resto degli ingredienti nella padella. Dopo un paio di minuti di cottura uniamo anche 130 g di fagioli cannellini dal barattolo. Un altro goccio d'acqua se necessario e circa 200 g di macinato di tacchino oppure di pollo se lo preferite. Aggiungiamo del sale, mezzo cucchiaino di curry e cuociamo il tutto per una decina di minuti. Una volta pronto, riempiamo le zucchine con il nostro ripieno. Come prima mettiamo le zucchine ripiene su una teglia ricoperta con carta da forno e qui possiamo spolverare anche con della farina di mandorle per creare un effetto gratinatura. Dopodiché le cuociamo nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 35 minuti. Una volta pronte possiamo gustarle subito. Questo ripieno potete variarlo in base ai vostri gusti, ovviamente sostituendo i fagioli cannellini con dei ceci o delle lenticchie, verranno comunque buonissime, ve lo assicuro. La terza versione di zucchine ripiene sono a base di quinoa, pomodorini e basilico, semplicissime ma altrettanto gustose. Per prima cosa prendiamo due zucchine grandi e dopo averle lavate rimuoviamo la punta e anche qui le tagliamo a metà. Ora con uno scavino rimuoviamo la polpa, la tagliamo a pezzetti e la mettiamo da parte. Tagliamo finemente anche uno spicchio d'aglio. Ora prendiamo circa 200 g di pomodorini e li tagliamo a metà. Anche qui, se non volete usare i pomodorini, potete sostituirli con un altro ortaggio di stagione. Scaldiamo una padella con un filo d'olio d'oliva e facciamo saltare per qualche minuto i pomodorini insieme allo spicchio d'aglio. Schiacciamo leggermente i pomodorini in modo da far uscire il loro succo, dopodiché condiamo con del basilico essiccato o anche fresco va bene. Dopo un paio di minuti di cottura uniamo anche la polpa delle zucchine, un goccio d'acqua e 80 g di quinoa dopo averla sciacquata bene. Aggiungiamo del sale, un bicchiere abbondante di acqua e cuociamo il tutto per circa 10-12 minuti fino a quando la quinoa avrà assorbito tutta l'acqua. Una volta pronto riempiamo le nostre zucchine e se volete un consiglio raddoppiate questa ricetta perché le zucchine finiranno in un batter d'occhio. Quindi le mettiamo su una teglia ricoperta con carta da forno e le cuociamo nel forno statico preriscaldato a 190 gradi per circa 35 minuti. Una volta pronte possiamo gustarle subito. Io le ho guarnite con della maionese fatta in casa senza uova per dare il tocco finale e vi consiglio di fare la stessa cosa per un risultato ancora più goloso. E ora ovviamente la mia parte preferita, l'assaggio. Wow! Queste sono le mie preferite in assoluto. Fatele, fatele.
Bene ragazzi, cosa vi avevo detto io all'inizio, vi ricordate? Secondo me avete già l'acquolina in bocca e non vedete l'ora di cucinare queste ricette. Anzi, fateci sapere qui sotto nei commenti quale preparerete, qual è il vostro ripieno preferito. Lasciateci un mi piace a questo video come sempre e iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ci vediamo nel prossimo video.